Sapete qualcosa di un dio greco chiamato Cronos? Portava una falce. La usava per praticare un buco. Uno strappo nel cosmo. Tra il cielo e la terra. Per separare questo mondo dal prossimo. Per separare il noto dall'ignoto. Il mondo era in attesa di qualcosa del genere. Mamma butta la pasta, avrebbe detto Coach Dan Peterson dopo aver visto l'incipit di questa serie. Un thriller dai forti toni western, dalle grandi citazioni alle varie religioni e mitologie, in particolare a quella ebraico-cristiana, greca, ma anche citazioni ai rituali dei nativi americani, che pone l'uomo a confronto con ciò che non conosce e non può comprendere, col noto e ignoto, col nostro mondo e il mondo che deve venire. Ma cazzo sta di... Ma è pazzo questo, ma che cosa sta dicendo? Di che cosa sta parlando? Se vuoi scoprirlo, resta qui. Io sono Costa e questo è Just Talk About. Siamo nel cuore del Wyoming. Royal. Siamo nel cuore del Wyoming e Royal Abbott e i suoi figli gestiscono un ranch che si trova proprio sulla terra della loro famiglia da decenni. Tutto all'apparenza sembrerebbe nella norma, finché una misteriosa scoperta all'interno dello stesso ranch non inizierà una catena, un susseguirsi di eventi tra strane coincidenze e apparizioni e l'inizio di una catena di sanguinosi eventi. Da qui in poi dissapori, gelosie e scheletri nell'armadio sembrano venire a galla, nel mentre che una misteriosa forza sembra guidare e influenzare i nostri protagonisti. E questo è ciò che vi serve sapere su Outer Range, la nuova serie di Amazon Prime Video, il consiglio di oggi. Dirvi di più sulla trama sarebbe un delitto, anche perché la serie ha solo due puntate, nel senso che Amazon ha caricato soltanto le prime due puntate di questa serie, che poi proseguirà con programmazione regolare di settimana in settimana, e sinceramente non vedo l'ora di vedere come prosegue. Io ho una mia teoria e magari ne parleremo a fine video, soprattutto dopo il cliffhanger finale del secondo episodio, anche se ovviamente dopo solo i due episodi è davvero difficile poter giudicare una serie in toto, ma questa partenza per me è davvero una bomba. Però se c'è una cosa di cui possiamo parlare è l'impatto visivo della serie. Insomma, che dire, la regia e la fotografia a mio avviso fanno un buon lavoro per dare questo taglio western, soprattutto la regia che fa un ottimo lavoro con la profondità di campo, giocando con i campi larghi e larghissimo e l'utilizzo ovvio del piano americano, e gestendo anche i movimenti di macchine invece per dare in contrapposizione questo senso quasi di ambiguità, inquietudine e angoscia. Il tutto condito da un'ottima colonna sonora che passa tra brani originali davvero interessanti e brani che prendono direttamente da mostri sacri come Rolling Stone e Dolly Parton. E infine, ciliegina sulla torta, abbiamo anche un cast d'eccezione, dove spicca tra tutti Josh Brolin, il nostro protagonista, che molti ricordano soprattutto per il ruolo di Thanos nell'MCU e di Cable nel secondo film di Deadpool, ma che io sinceramente ricordo con più affetto per il ruolo di Brandon nei Goonies e per la sua straordinaria interpretazione in quel gran bel pezzo di film dei fratelli Coen che non è un paese per vecchi. Allora il video, come al solito, dovrebbe finire qui, perché generalmente affrontiamo le opere quasi completamente senza spoiler. Ma visto che volevo darvi una mia teoria finale piccola piccola, una sorta di pillola, vediamo se ci prendo, vi do il tempo, nel caso non vogliate questi spoiler, queste teorie spoilerose, di abbandonare il video. Ma prima lasciate almeno un pollicione in su e iscrivetevi al canale per supportarci. Quindi se non volete spoiler, buona visione e buone botte. Ciao, guaglio! Pausa pubblicitaria. Hai problemi di carie? Hai problemi di calvizie?
Beh, cazzi tuoi, vai e fatti controllare, porca di... Per tutti voi che siete rimasti, ebbene, io ho una mia piccola teoria, a partire da quello che può essere considerato, diciamo, il canto di un poema iniziale. Ah, vabbè, tu non l'hai vista la serie, stavo chiedendo conferma a te che sei il nostro scrittore, ma non sai un cazzo! Allora, la mia teoria, che è basata più che altro tutta sul finale del secondo episodio e anche sull'inizio del primo, dove sentiamo questa sorta di poema iniziale, questa poesia che cita Crono, e quello che vediamo effettivamente potrebbe essere un po' una metafora di questo poema, quindi magari quello che è inteso come Cronos all'inizio è o la tecnologia o magari ci si ha tipo per richiamare, sì, oddio, c'hai ragione. Fondamentalmente sembra che abbiano creato questo squarcio nello spazio-tempo e che metta in collegamento più dimensioni. Non so se questa, diciamo, sterzata completamente fantascientifica, anche perché io non avevo visto il trailer, quindi non sapevo che effettivamente si andava proprio direttamente sulla fantascienza pura, mi possa piacere, perché forse l'avrei preferito un po' più mistico, più inafferrabile come concetto, cioè non capire bene sin da subito a che cosa serviva il buco. Ma questa è la mia piccola teoria, e ho la mia piccola teoria di cui non si capirà un cazzo. No, perché secondo me dal futuro... Vabbè, vedete, qual è la teoria? La teoria è che fondamentalmente la tizia è... Non ho sospettato... Allora, non ho sospettato subito che la tizia fosse la figlia. Io credo sia una sorta... Cioè, qualcuno che sa... Tipo, probabilmente, potenzialmente, il villain poi della serie. Ma che la rottura sia arrivata dal futuro. E lei arrivi dal futuro. In qualche modo lui c'entra. Però lui, tra l'altro, non ripassa nel buco quando lei lo spinge la prima volta. Fondamentalmente, il finale dell'episodio serve a farci capire che il buco ti può spostare in dimensioni alternative, o anche se sembra più proprio linee temporali parallele. No, a te sembra proprio la... Io l'ho immaginata invece più lì. Lo guarda lì. Comunque, in poche parole, elaborando la mia teoria, ci siamo resi conto che effettivamente non ne abbiamo capito un po' un cazzo. Se voi avete capito qualcosa, scrivetecelo nei commenti. Come al solito, vi ringraziamo per essere arrivati sino a questo punto del video. E niente, buona visione, buone botte, ci vediamo come sempre all'improvviso qui sul Diario della Notte, un grosso abbraccio e ciao Wagyu! Straordinari, potremmo stare a parlare in realtà per ore di queste prime due puntate. Solamente 40 minuti. Mi ha detto un attimo, a un certo punto, io quando è partito che c'era Josh Brolin nudo che correva sotto la pioggia, ho fatto ok, lo voglio vedere. Josh Brolin nudo, Ragazzi, ci vediamo dentro.